ultimo è Jacqueline Luna di Giacomo. A breve diventeranno genitori del loro primo figlio, che nascerà a New York. La 24enne, al 9° mese di gravidanza, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha evitato di parlare della madre Heather Parisi, preferendo invece elogiare suo padre, il chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo. Quando le è stato chiesto se fosse spaventata dall'idea di diventare madre, Jacqueline ha risposto con sicurezza di non essere una persona ansiosa, grazie all'insegnamento del padre. Ha espresso ottimismo riguardo alle nuove generazioni e alla maternità, sottolineando la responsabilità nell'educazione del figlio. La coppia ha scelto di far nascere il bambino a New York per garantirgli il maggior numero di opportunità possibili. Jacqueline ha sottolineato l'importanza di far crescere il figlio bilingue e rispettoso delle donne, educandolo nei valori di parità di genere. La futura mamma ha anche rivelato di scrivere un diario con tutte le sensazioni che sta provando, con l'intenzione di leggerlo un giorno al figlio per farlo comprendere meglio la sua esperienza di maternità. Per Jacqueline, la famiglia non è solo legata da vincoli tradizionali, ma è una sensazione di appartenenza e amore reciproco. In conclusione, Jacqueline Luna Di Giacomo si prepara ad accogliere il suo primo figlio con serenità e fiducia nel futuro, con la consapevolezza della grande responsabilità che comporta l'educazione di un bambino in un mondo complesso.